Calcio d'angolo. Così è infatti, sul pallone ci va Cappadella, area di rigore della formazione di Belgrado, i saltatori azzurri, Marco Cappadella pronto alla battuta, a giro, Montervino prolunga, poi su il tiro di Montervino si accende una mischia, Domizzi secondo l'arbitro commette fallo e c'è il calcio di punizione per la squadra serba. Ancora Domizzi, poi Rullo non riesce a prolungare l'azione offensiva del Napoli perdendo il controllo del pallone. Attenzione a questo lancio lungo su numero 31 che prende Cupi, commette fallo ed è calcio di rigore. Kalibert ha guadagnato qualche metro su Cupi, poi nel girarsi è stato strattonato, intervento veniale, però la maglia si è allargata e quindi l'arbitro ha comandato il calcio di rigore al 25esimo minuto. Il fallo su Kalijevic, sul pallone ci va Babovic contro Gennaro Iezzo, parte il serbo e c'è il gol della squadra di Belgrado. OFK in vantaggio al 25esimo minuto. Ha realizzato su calcio di rigore Babovic dopo che Cupi ha commesso fallo. Paolo Vialle che viene battuto in questo istante da Grava, indietro per Gatti, dentro Calaio anticipato, più ancora Montervino, Lavezzi tenta di girarsi, mette un buon pallone al centro, Lavezzi, Calaio ferma il pallone, non riesce ad andare alla conclusione, poi c'è il fallo e calcio di rigore anche per il Napoli. E anche questo ci sembra un rigore abbastanza netto. Tutto nasce dalla buona giocata di Lavezzi. Calaiò riuscito a mantenere il possesso del pallone e su di lui i difensori serbi hanno commesso un fallo netto al 35esimo minuto. Dunque il rigore per gli azzurri affidato allo stesso Calaiò. Parte Emanuele ed è 1-1. Pareggio dunque del Napoli su calcio di rigore, perfetta la realizzazione di Emanuele Calaiò. Punteggio 1-1 al 35esimo minuto. Emanuele Calaiò. Costretto, vedete, ad abbandonare il campo Grava. Il rispetto della distanza chiede Cappadella, l'arbitro austriaco fa indietreggiare la mini barriera dei giocatori serbi. Cappadella e Domizzi sul pallone, Domizzi il suo tiro a giro, poi Calaiò, l'intervento anche del portiere Cannavaro, grande occasione del Napoli nel finale di primo tempo, doppio intervento del portiere serbo. Ilic impedisce il vantaggio a Napoli che comunque guadagna il calcio d'angolo e Cappadella dentro, pallone che resta lì, Calaiò si lamenta, l'arbitro comanda la fine del primo tempo, ma era netto il fallo su Calaiò, anche in questo caso la maglia è stata strattonata e Montervino si lamenta anche giustamente con l'arbitro, richiamandosi al fallo di Cupi che ha portato in vantaggio l'OFK di Belgrado. Dunque il primo tempo termina 1-1 tra Napoli e l'OFK di Belgrado. Un buon Napoli soprattutto nel finale che ha sperato ripetutamente il raddoppio.
Sam Dalla Bona, palla tra i piedi, accanto a sé c'è Gargano, lo scambio tra i due, guadagna metri il Napoli, Salini nel metà campo dell'OFK, indietro per Dalla Bona, buono il dinamismo fino a questo momento di Samuele Dalla Bona, l'inserimento di Jordi Garic, il padrone di casa di questo ritiro in terra d'Austria. Eccolo qua, Dalla Bona ancora dentro, Gargano, buono il suo controllo, molto incisivo Gargano fino a questo momento. Seguiamo De Zerbi, viene il rigore, fallo netto ed è calcio di rigore, fallo nettissimo ed è il secondo rigore che viene assegnato a Napoli. Anche questo ci sembra assolutamente ineccepibile. Siamo al decimo minuto, tutto nasce anche da un'ottima azione di Alejandro, Walter Alejandro Gargano. Il calcio di rigore è affidato a Pampa Sosa, decimo minuto del secondo tempo, Pampa contro Illich, parte Pampa, fuori, pallone termina fuori, il Napoli fallisce il calcio di rigore. Markovski a liberare, Babovic per l'OFK dentro, attenzione, Maldonado respinge, e adesso c'è la possibilità per Savini di partire con velocità, e allora il pallone viene ceduto a Gargano, Gargano, apertura interessante di Gargano a destra per De Zerbi che punta l'avversario, in area di rigore quasi De Zerbi, indietro Hamsik può tentare la botta, dentro per De Zerbi, il suo tiro rimpallato. Buona l'azione del Napoli al 35esimo minuto. Si riprende con il fallo laterale, Maldonado, poi Garic, palla a terra, tentativo su De Zerbi, Marek Hamsik perde il pallone, OFK di Belgrado, in area di rigore del Napoli, pallone dentro, Gianello si ritrova la sfera tra le braccia ed è veramente un'azione sfumata, un'azione gol sfumata per un soffio, quella che ha portato all'intervento di Gianello un minuto e mezzo alla fine. De Zerbi buono per Hamsik al limite, Hamsik un dribbling, si chiude la difesa della squadra di Belgrado, poi è bravo De Zerbi a recuperare il pallone e a subire fallo, anzi addirittura l'arbitro dice che il fallo l'ha commesso De Zerbi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Con il calcio di punizione affidato a Markovski, lancio lungo, Romito, palla a terra, poi Savini, 15 secondi alla fine, più un pizzico di recupero con Savini che manovra, lo scambio con Pampa, Gargano non riesce a inserirsi l'uruguaiano e senza neanche un secondo di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, terza amichevole di stagione per la squadra di Etinea, 1-1 risultato finale. È stata una gara vera, possiamo definirla il primo test di questo inizio di stagione, qualche nota positiva come quella sicuramente di Walter Gargano, c'è ancora molto, anzi moltissimo da lavorare, il risultato conta a poco, resta comunque un pizzico di amarezza per il calcio di rigore sbagliato da Pampa Sosa nella ripresa, che poteva comunque significare vittoria contro una formazione, quella dell'OFK di Belgrado,
che si è mostrata più avanti dal punto di vista della preparazione rispetto al Napoli. 1-1 comunque, ripeto il punteggio.